Benvenuti su Mox Chronicles, siamo David Chevalier e Gianluca Supernova e siamo qui per la seconda puntata di Ispirazione Bardica. Oggi l'argomento sarà l'esplorazione notturna, la composizione dell'esplorazione notturna. Ok, perché insomma ovviamente abbiamo bisogno di diversi tipi di, insomma, di complementi sonori per diversi momenti di gioco, insomma, perché ci saranno tante atmosfere diverse, i giocatori si muoveranno in situazioni, in varie situazioni, giusto? Certo, quindi andare a comporre con il fine di far immergere in maniera più appunto idonea più, esatto, i player all'interno di un determinato mood, di una determinata suggestione, quindi farli giocare con un immaginario ancora più completo. E anche il pubblico soprattutto che poi certo, e anche per chi guarda e per chi fruisce del contenuto. Come facciamo sempre di solito in questi casi, noi ci sentiamo prima e ma che ci avevi in mente, eccetera. Insomma, si parte dalle reference. Certo. Nella fattispecie, per l'esplorazione notturna, io allora sono un vecchio giocatore di GDR, non solo intorno a un tavolo, si dice saggio. Io ho livellato, esatto, nella vita, okay, sono tanti livelli che si vedono pure, e però insomma. Oltre che intorno a un tavolo, io ho fatto tanti GDR anche insomma di videogiochi sullo schermo, quindi alla fine molte reference musicali le prendo anche da lì, perché io mentre scrivo la mia ambientazione o le avventure eccetera, adoro tantissimo mettermi in sottofondo delle colonne sonore proprio fantasy o prese dai film o dai videogiochi, perché mi riattivano tutte le sinapsi, mi divertono. Certo, ti aiuta anche magari a calarti meglio, tantissimo, no? Quindi insomma, un po' di qualche brano, ogni tanto me lo scelgo, mi faccio le mie playlist, e per questa situazione di esplorazione notturna sono andato a pescare un pochino da Baldur's Gate, sia l'uno che il due, e pezzi tipo Stealth in the Bandit Camp, Underdark o Nightmare in the Docks. Certo, mi ricordo che mi hai mandato vari link. Esatto, oppure anche da World of Warcraft. Un gioco che mi ha praticamente preso un pezzetto di vita completamente. Te rido un po' tutti. Te e tanti altri. Esatto. Ho messo la vita in pausa per qualche anno e poi ho ripreso. E il pezzo, nella fattispecie, che ho scelto è stato Fellwood. E poi, che ne so, anche l'immaginario proprio di Fable, un altro videogioco che ha una bellissima atmosfera sonora. Quindi tutti gli ingredienti che poi abbiamo... cioè gli ho dati in pasto a Gianni e a Supernova che hanno, insomma... Certo, guarda, noi di solito facciamo sempre così in Supernova quando appunto veniamo a contatto con una proposta su una composizione musicale, partiamo sempre dalle reference. Perché partire dalle reference? Perché è il modo più semplice di avvicinarci all'immaginario di chi ci commissiona, chi ci propone una composizione. E proprio attraverso le reference, io quando me le hai mandate, io me le sono ascoltate, ho fatto un'indigestione dei pezzi che mi hai mandato, proprio per riuscire a catturarne il mood e a ricostruirlo in maniera ovviamente diversa, però mantenendo quella suggestione lì. E quindi andiamo a vedere quello che abbiamo combinato. Allora, ci andiamo a mettere le nostre cuffie. Allora, per esempio, qui io sono partito da dei bassi, da degli ottoni che mi creavano subito un'atmosfera, diciamo, medievaleggiante, tra virgolette, perché comunque sono degli strumenti un po' imponenti, no? Si fanno sempre riferimento a... vengono usati anche come corno da guerra, ti immagini sempre quando entra l'ottone, certo. No? Il bram, il famoso bram musicale, che è la cosa che noi sentiamo come... infatti è un po' onomatopeico, è fatta con gli ottoni. In questo caso, però, è utilizzato in maniera un po' più soft, perché non ci serviva un ambiente guerresco, però un ambiente comunque notturno, magari commissionato anche di mistero. Sì. E quindi ho creato una cosa del genere. Andiamoci a sentire l'accompagnamento degli ottoni. Ok, che poi qua si andrà a mischiare con un'altra linea. Già mi sta venendo l'ansia. Esatto, perché questa, la seconda linea con gli ottoni, con un'ottava più alta, crea un'armonizzazione che ti sposta un po' l'immaginario. La prima cosa sembra una cosa cupa e basta, quasi militare, con la seconda invece c'hai subito un'atmosfera un po' misteriosa. Sì. No? E poi ho aggiunto una cosa che a me piace tantissimo, i legni. In questo caso fagotti e un oboe. Bello l'oboe. Qui
Quindi in questo caso bellissimo, c'è questi due che hai inserito mi ricordi, non so perché mi riporta subito Star Wars Certo, perché ti riporta Star Wars? Perché John Williams è un grandissimo utilizzatore di legni, fondamentalmente anche in Guerre Stellari, ma anche nel quello che abbiamo citato nella prima puntata di Ispirazione Bardica, cioè Harry Potter, c'è un uso di fagotti e di legni aiosa, perché comunque Williams è veramente un maestro in tutto, però nei legni e in come si muovono è veramente top, quindi in realtà è normale che te lo ricordi. Ok, poi a questo sono andato ad aggiungere degli archi bassi per creare ancora un po' di movimento e ce li andiamo a sentire. Questi qua non fanno altro che dare degli accenti, esatto, dare degli accenti e creare poi un po' di movimento, e quindi questa sarebbe il risultato di quello che abbiamo ascoltato finora. Ok. Cosa ci manca? Adesso noi abbiamo costruito, diciamo, tutto ciò che è in basso, tutto ciò che accompagna e fa un po' la parte, si mette dietro, no? Sì. A quello che ascoltiamo. Ci manca un po' di magia, perché noi comunque, Davide, siamo in un mondo fantasy, è medievale, però qui stiamo esplorando. Però c'è molta magia. Però c'è la magia. Adendra c'è la magia. Adendra. Ah, sì? C'è magia. È bene. E quindi, per me, come abbiamo fatto anche con il mio collega Matte, con il logo di Mogs, ha inserito il Glockenspiel. Esatto, e questo qua crea subito un ambiente magico, crea subito, appunto, un po' come l'intro di Harry Potter, no? Che è fatto un po' tutto di glockenspiel, di bells, no? Di tutti quei suoni metallici tonali che ti danno questa atmosfera appunto magica. Sì. E poi, qua ho voluto aggiungere una cosa io, perché anche io sono un appassionato di videogiochi, come ben sai, come chiacchieriamo spesso, e a me piace molto Diablo. Ah, beh, bellissimo. Diablo, sì, è un gioco che mi ha accompagnato un sacco, e mi innamorai tantissimo di una chitarra che stava in Nuova Tristam, New Tristam, che era, provato a riprodurre dei suoni del genere. Adesso vi faccio ascoltare la chitarra e basta, per creare un po' quell'atmosfera diablosa. Te ricordi? Subito! Vero, eh? Subito! Ok. Questo è proprio tipico. Beh, sì. E perché si crea... Esatto. Perché si crea, appunto, un'atmosfera... Sembra... la chitarra così... gli abbiamo tagliato tutte le basse, l'abbiamo compressa. Di conseguenza ha una sonorità molto tagliente, molto brillante. E quindi va in contrapposizione a tutto quello scuro che abbiamo sentito finora. E quindi va a completare anche da un punto di vista frequenziale quello che stiamo ascoltando. Sì. E poi, dulcis in fundo, la parte percussiva. Sì. Come in ogni brano ci deve essere, ed eccola qui. Ad ascoltarla così sembra quasi un qualcosa da guerra. Esatto, perché in realtà nell'esplorazione o comunque in questa tipologia di brani, se vengono inserite delle percussioni quasi tribali, quasi guerresche, quasi rituali, ti dà una sensazione di movimento. Sì. E di conseguenza come se, appunto, immaginati il party, il gruppo degli avventurieri, il gruppo degli eroi che si sta guardando intorno, cammina, sta avanzando, esplora, magari in un bosco, in una valle, e comunque quindi dà un'idea di movimento. Certo. Ok, adesso ci siamo visti, diciamo, tutte le nostre parti tonali. Adesso abbiamo aggiunto un piccolo ingrediente in più, che è un po' un trucco che con Matteo utilizziamo spesso, cioè di inserire del sound design, specialmente su dei contesti che vanno a, appunto, descrivere delle situazioni, dei contesti situazionali. In questo caso, quindi, abbiamo messo, siccome si parla di un'ambientazione notturna, abbiamo messo una foresta notturna e anche dei suoni di gufi. Ah, certo, bello, perfetto. Ah.
Ovviamente abbiamo anche cercato di renderlo ancora più immersivo andando a spostare il suono da sinistra verso destra. Ah, ok. Quindi ci sono, diciamo, uccelli, gufi, rumori vari di soundscape, di landscape del bosco che si sposteranno da sinistra a destra. Quindi se ascolterete questo brano in cuffia vi renderete conto come la sensazione di immersione sarà ancora maggiore. Come se la foresta ti girasse intorno. Esatto, esatto, è un po' quello. E quindi direi che adesso che ce la siamo spolpata per bene ce la andiamo ad ascoltare. Ascoltare tutta. Sì. Perfetto, mi sento come se avessi esplorato tutta la foresta. Perfetto, di notte però. Di notte. È importante. Capito? E fossi sopravvissuto miracolosamente a tantissimi imprevisti. Speriamo che non ce ne siano troppi. Perché dici così, Gian? No, no, perché così me lo chiedevo. E quindi direi che è tutto. Ci siamo ascoltati la nostra bella esplorazione notturna e non ci rimane che darci appuntamento alla prossima puntata di Ispirazione Bardica. Ciao a tutti!